la suggestione del sorgere del sole in montagna, magari accompagnati dalle melodie di un'orchestra che riesce a creare un connubio tra musica e suoni della natura. Questo è quello che è avvenuto a Pienezze in Malga Mariec, domenica 18 giugno, a oltre 1500 metri di altitudine. Il numeroso pubblico, partendo alle 5 del mattino, ha potuto così essere ripagato dalla levataccia con uno spettacolo di paesaggi, musica e suoni, terminato alla fine da una sana colazione con i prodotti tipici di Malga. Una bella giornata davvero. Erano decine e decine le persone che a partire dalle 5 di questa mattina si sono incamminate da Piazza Pienezze per arrivare qui a Malga Mariec. Eravamo circa 150 persone ad ascoltare la Filarmonica di Pordenone, che è venuta per la prima volta a suonare nelle nostre montagne. Loro sono rimasti a bocca aperta quando hanno visto le nostre bellezze e noi anche ad ascoltare la loro bravura, la loro passione che ci mettono come orchestra. Ma assieme a loro abbiamo anche ascoltato il silenzio. Questa è stata un'emozione particolare. Ci siamo dedicati 15 secondi di completo silenzio ad ascoltare i suoni di questa grande orchestra che è la natura, che qui tra Pienezze e il Cesen possiamo ascoltare e vedere quando vogliamo, con semplicità possiamo venire su e godere della natura in tutte le sue forme. Fortunatamente abbiamo centinaia e centinaia di persone che amano la montagna, bambini, adulti, anziani che si impegnano ogni giorno perché hanno capito che la montagna va rispettata. Io ringrazio tutte queste persone, tutte le famiglie che lavorano quotidianamente oppure che vengono qui per passare ore in mezzo alla natura con lo sport o con l'enogastronomia, con le grandissime varietà che abbiamo qui nel nostro territorio montagnoso. Le ringrazio e mi auguro che chiunque venga qui in montagna capisca che il rispetto va dato, è dovuto e che c'è posto per tutti gli appassionati, per tutte le età e per tutto il tempo dell'anno. Questo concerto, come altre iniziative che vengono fatte, servono proprio per farci vivere la montagna in una maniera forse diversa, regalandoci qualche minuto di tranquillità e serenità per capire quanto importante sia la nostra montagna. Proprio ieri abbiamo finito di sistemare il sentiero chiamato Trodo dei Mook. Mook è l'appellativo dialettale veneto per definire i popoli di lingua germanica, anche perché questo tratto di sentiero era utilizzato dalle armate schierate qui nelle prealpi trevigiane per rifornire i reparti che erano a distanza qui appunto sulle prealpi trevigiane. Sentiero che partiva dal San Boldo arrivava fino al Piave in località Marziai. Noi abbiamo ripristinato il tratto che parte da Malga Mariec, arriva a Malga Forcella, poi si può rientrare attraverso Malga Fossazza o Malga Barbaria. È un anello in quota, senza grandi dislivelli, quindi alla portata di tutti, ma soprattutto avevamo, in occasione del centenario, abbiamo voluto ricordare anche questo momento di storia della nostra montagna. Quest'anno siamo tornati a promuovere questa iniziativa. L'anno scorso, causa le condizioni meteorologiche, non era stato fatto. E abbiamo ripreso questa tradizione che era stata appunto iniziata qualche anno fa, portando qui la Filarmonica di Pordenone in una giornata splendida che ha offerto ai visitatori, alle persone che sono venute a vedere il concerto, la possibilità di vedere la pianura trevigiana in tutta la sua interezza.
da Trieste fino a Vicenza, con una luce particolare. Il sole infatti è nato con la presenza di un po' di nuvole, ma ha fatto capolino proprio nel momento principale del concerto e ha riscaldato anche le persone. Questo evento è un'occasione ovviamente per far vivere la montagna anche in un modo diverso rispetto a quello che è il modo tradizionale, quindi la semplice visita, ma venire qui ad ascoltare la musica, ascoltare anche i silenzi della montagna, ascoltare i silenzi che permettono di meditare, di vedere proprio la montagna in un modo diverso. Viverla in maniera naturale, riscoprendo quelle che sono le bellezze proprio di questo territorio, i percorsi anche le attività che ci sono presenti, le attività agrituristiche e ricettive che su questo luogo sono presenti in maniera importante e che offrono ai turisti che vengono a visitare la possibilità di degustare proprio i prodotti tipici della montagna. La Filarmonica di Pordenone è composta da un sacco di musicisti, in particolare giovani, da moltissimi giovani, e quindi la passione emerge facilmente. Il maestro ci coinvolge molto nei brani che sceglie, molto attento alla scelta del repertorio, e non potevamo non essere presenti in un luogo così meraviglioso che suscita tutta una serie di sentimenti, emozioni e quindi tanta tanta passione. E siamo veramente felici di essere stati così scelti per questo concerto al solstizio d'estate in questo luogo bellissimo. Abbiamo intrapreso dei rapporti di amicizia con gli amici di Val Dobbiadene nell'ultimo periodo, e questo ci lascia ben speranti per il futuro.